A Milano mancano circa 1000 taxi, a dirlo è il sindaco Beppe Sala, che ha annunciato l'arrivo in giunta comunale di un nuovo bando per attivare 450 nuove licenze per le auto bianche, un documento che arriva in seguito alla legge recentemente approvata dal governo. Confermiamo l'obiettivo di avere 1000 licenze in più. Ora useremo tre modalità. La prima è la nuova legge che il governo ha appena fatto, faremo un bando per 450 licenze. Questa legge ha la caratteristica che rispetto alla precedente modalità fa sì che tutto il ricavato delle licenze vada ai vecchi tassisti, per così dire. Gli altri due fronti su cui l'amministrazione comunale interverrà sono quello delle doppie guide, che dovrebbero garantire altre 100 licenze, e la modalità ordinaria, passando per Regione Lombardia, che ne dovrebbe portare altre 450 per arrivare ad un totale di 1000. Stiamo aspettando una risposta dalla Regione invece per aderire alla modalità, alla possibilità più antica, per così dire. Anche con quello cercheremo 450 licenze. In quel caso il 20% del ricavato rimane nelle tasche del comune, che lo ripiega poi in generale per operazioni sulla sicurezza stradale. 450 e 450, più pensiamo a un centinaio di licenze nell'ottica delle doppie guide. Per Sala dunque l'obiettivo rimane le 1000 licenze in più, ma già dalla prossima estate i milanesi potranno toccare con mano gli effetti del nuovo bando. L'obiettivo delle 1000 licenze, partiamo subito col bando, conoscendo i tempi, quello che possiamo promettere ai milanesi è che per la prossima estate avremo i taxi.